Buongiorno a te e a tutti gli Ciao telespettatori. Pietro, come stai? Io Tutto benissimo, a te? tutto bene, tutto bene. Mi fa Te? piacere. Procediamo. Poi parliamo di un'altra cosa prima di salutarci. Intanto Va volevo bene. vedere con te i movimenti sulla sterlina su Forex, dopo questi dati che direi positivi per il Regno Unito. Sì, dati positivi, reazione non così, diciamo, violenta. Sembra che il mercato li scontasse abbastanza facilmente, non era proprio un dato centrale, ma io in ogni caso stamane mi sto concentrando di più sul mercato italiano, guardando anche un po' lo spread e la situazione sui titoli di Stato, che finalmente oggi sembra in qualche modo essere meno volatile rispetto al passato. E questo potrebbe essere una prima base di consolidamento dalla quale magari potrebbe partire un movimento di reazione. Oggi la cosa interessante è vedere il BTP, il Matusalem a più 1,63%, che è una performance veramente, diciamo, rilevante. Sarebbe la miglior seduta degli ultimi 3 mesi. E quindi insomma si guarda in questa fase con un occhio lo spread e con un occhio il mercato italiano e sempre con grande attenzione alle news. Adesso leggevo diverse indiscrezioni riguardo il nuovo presidente, il nuovo ministro del Tesoro. Sì, di Libero Quotidiano, cioè secondo Libero Quotidiano, se salta Savona c'è Luigi Zingales in corsa per il Ministero dell'Economia. Insomma, senza girarci troppo intorno, secondo te Pietro sarebbe più cioè, apprezzato dal mercato un Savona oppure un Zingales? Ma francamente dal mercato non saprei dire, io personalmente apprezzo Savona, diciamo, mi sembra, sono secondo me tutti personaggi che daranno una certa discontinuità con le politiche economiche del passato. Il programma, secondo me, nel contratto di governo è evidente una chiave di lettura, che la priorità verrà data o si proverà a darla al benessere dei cittadini italiani piuttosto che a delle norme europee che in qualche modo, a loro dire, diciamo, potrebbero limitarne diciamo, le condizioni di vita. È certamente, secondo me, un programma accattivante, no? Chi di noi potrebbe rinunciare, se non avesse un reddito di cittadinanza, o chi ha un'imposizione fiscale del 50% potrebbe preferirne una al 30%. È evidente che sono tutte normative nelle quali ogni persona ragionevole trarrebbe un beneficio. Detto ciò, bisogna comprendere se è compatibile con l'attuale situazione italiana. Abbiamo perso il collegamento con... E non è che. No, ce l'abbiamo. Ti eri un attimo frizzato, Pietro. Sì, adesso mi sentite? Sì, adesso sì. Ok, no, dicevo in estrema sintesi che sono belle norme sulla carta che ogni persona ragionevole apprezzerebbe, ma bisogna comprendere se sono effettivamente spendibili in ambito europeo all'interno del quale l'Italia ha preso degli impegni pregressi. Quindi il nuovo governo non può, a mio modo di vedere, con un colpo di mano in qualche modo non mantenere gli impegni che l'Italia ha preso nel passato. E quindi sarà una bella sfida andare ai tavoli europei cercando di affermare una politica che è sicuramente diversa rispetto a quella del passato. Beh, le parole di Conte ieri mi sembrano siano state apprezzate, lo dicevo prima, c'è una dichiarazione di Moscovici dell'Unione Europea che dice che le dichiarazioni del Premier in pectore sono positive. Tra l'altro ha parlato Conte ieri delle sfide che attendono l'Italia per il futuro e ha parlato proprio del voler partecipare al completamento dell'Unione Bancaria Europea. Sarà, secondo te, Pietro, il perno su cui ruoterà un po' la finanza europea nei prossimi anni? Ma sarà, secondo me, il perno sarà l'effettiva efficienza di questa moneta unica per tutti diciamo, i paesi che in qualche modo hanno aderito, nel senso che dopo diversi anni, secondo me, è anche giusto farsi delle domande, ma delle domande semplicemente per comprendere quali sono
i benefici e quali sono gli eventuali svantaggi che ha creato. Secondo me questa discontinuità dell'Italia con un governo che sicuramente non va all'interno delle linee, diciamo, tradizionali europee, spingerà a una riflessione e secondo me riflettere su quello che si sta facendo è sempre una cosa opportuna. Adesso dubito che dopo la verità è questa, che le forze in campo sono diverse, è evidente che la Germania ha un peso contrattuale diverso e soprattutto onestamente la cosa che mi preoccupa è il fatto che Mario Draghi il 31 ottobre del 2019 abbandonerà la poltrona, diciamo, di leader della BCE e tipicamente verrà sostituito da un banchiere, diciamo, di emanazione diversa che potrebbe essere più filo tedesco, che non so quanto sarà, come dire, allineato rispetto a quella che è stata la politica di Draghi. In estrema sintesi, per essere brutali, negli ultimi 3 anni il debito dell'italiano è passato dalle mani di noi risparmiatori, che come sai eravamo grandi amanti di questo tipo di investimento, il BTP, il BOT, eccetera, eccetera, alle mani della BCE. Allora, per ora il creditore è molto mansueto e disponibile. Bisognerà comprendere se col nuovo Presidente della BCE sarà altrettanto disponibile, così come in qualche modo è stato Draghi, avere delle politiche così espansive. E questo, secondo me, sarà il vero nodo nei prossimi anni. Va bene, tornando invece ad oggi, che Sì. come consiglieresti di muoverci operativamente? Ci sono già delle Sì. richieste, invito i telespettatori a mandare i messaggi. Intanto, appunto, su che cosa ti stai concentrando, a parte i BTP, come dicevi prima? Sì, io oggi, diciamo, ogni trader, credo, diciamo, i principali trader hanno sempre una lista come dire, delle opportunità che si potrebbero in qualche modo manifestare. Io, diciamo, banalmente ti leggerò la mia lista che aveva al primo punto Enel, sul quale fra l'altro si vedono degli scambi abbastanza inconsueti. Perché? Perché alle 14 è prevista un'assemblea e quindi, diciamo, in qualche modo tutti i titoli, diciamo, caldi che in qualche modo potrebbero da qui a breve registrare un movimento interessante sono quelli che mi piacciono di più perché potrebbero fare tanta strada in poco tempo. Quindi attendo, insomma, sto monitorando in attesa dei risultati di periodo. Vedo buona forza sul titolo Ferrari. In realtà, diciamo, c'è un software che lo sta facendo salire un po' artificiosamente, però è un'opportunità interessante nell'intraday. E poi mi sto concentrando su una serie di titoli, diciamo, a minor capitalizzazione, che in qualche modo potrebbero fornire delle opportunità in un mercato come quello di stamane, che è un po' ingessato. Adesso c'è stato un piccolo movimento in salita, siamo sui massimi giornalieri proprio in questo momento, però non sono quei movimenti ampi, ariosi, che danno grandi opportunità. E per questa ragione mi sto concentrando su alcuni titoli, diciamo, delle small cap, che sono Astaldi, Carraro, Amplifon e un occhio anche a credito valtellinese. Questi, diciamo, sono i temi più che sto analizzando con maggiore Proprio su interesse. Amplifon, scusa Pietro se ti interrompo, secondo te Certo. è il momento di entrare? Ce lo chiede Alberto. Amplifon è una bella storia, una storia di grande successo. Ricordo che il titolo, insomma, ha avuto un apprezzamento importante considerando che a inizio del 2015 valeva meno di 5 euro e adesso vale 3 volte tanto, circa 15. Perché lo sto seguendo? Perché questi titoli qua in un trend così definito, rialzista, vanno presi nelle fasi di debolezza. E quella attuale è proprio una fase di storno rispetto ai massimi che ha toccato il 14 maggio a 16,73. E quindi questa è proprio, secondo me, la fase più interessante per costruire un'operazione che abbia un rischio rendimento interessante. Quindi per me ci sta a questo livello l'acquisto, è un titolo, come detto, impostato in un bel trend rialzista. Ci sta a questo livello purché si abbia la forza e il rigore di mettere uno stop loss sotto i 15 euro, che è anche un numero tondo, quindi diciamo abbastanza riconoscibile. Quindi questo è il motivo per il quale lo seguivo, perché questi titoli qua si comprano sugli storni, perché comprarli quando salgono, insomma, si fa un po' fatica. Invece questa fase attuale, insomma,
insomma, di consolidamento e di storno, secondo me è stata proprio l'opportunità per te. L'ho preso qualche tick più in basso, ma insomma la sostanza non cambia. La cosa che mi interessi è che ci sia uno stop loss a 15 euro. La ratio di questa operazione qual è? Che entrando a 15 e 40 si rischiano 40 punti e essendo, diciamo, il mio target almeno a 16 euro, sostanzialmente hai un'operazione interessante in termini di rischio rendimento che è poi il sale della mia operatività, cioè il mio trading sostanzialmente è questo qua, cioè mettere i soldi sul mercato solo quando il rendimento atteso è ben più ampio rispetto al rischio che devo correre. Implementando operazioni di questo genere all'infinito, ti puoi permettere anche il lusso di sbagliare la maggior parte delle operazioni, ma se hai un rendimento atteso ben più alto del rischio, la cosa, diciamo, nel lungo termine è premiante. Per essere ancora più chiari, se facciamo per esempio un accordo nel quale diciamo se ogni volta che entri in posizione perdi massimo l'1%, ma promettiamoci che quando guadagni il 3% liquiderai al contempo la posizione, anche se sbagli il 70% dei trade, comunque alla fine avrai un profitto. Perché? Perché nelle 70 volte che sbagli perdi l'1%. E nelle 30 volte in cui sei dalla parte giusta guadagni il 90%, quindi 3 per 3%. E quindi con questo banalissimo, evidentemente, esempio è possibile comprendere come il focus di ogni investitore professionista non è tanto e solo sul market timing o lo stock selection, ovvero il momento più opportuno per intervenire, il titolo più potenzialmente più interessante, ma il vero focus è nella gestione della posizione e nella capacità di far correre i profitti e tagliare le perdite. Va bene, che strategia adottare per Telecom, Pietro? Che strategia adottare? Anzitutto mantenere i nervi saldi, perché è un titolo che a me in primis, diciamo, varie volte mi ha giocato brutti Bella scherzi. questa Perché? strategia, mantenere i nervi saldi. Sì, no, lo dico in primis, per me non ti nascondo che qui sotto il nostro ufficio ci sono dei venditori cinesi che ogni tanto mi vedono comprare dei mouse, cioè compro spesso dei mouse e questi si chiedono: ma come mai questi compra sempre dei mouse? Perché non nascondo che qualche volta li lancio violentemente, è uno dei, diciamo, una nuova disciplina olimpica, il lancio del mouse in preda alla rabbia, e diciamo una delle cause principali, no, perché ne ho lanciati diversi, Dobbiamo però regalare diciamo. una pallina antistress noi delle fonti? Te la facciamo Ma direi un personalizzata. pallone antistress, una pallina insufficiente. No, scherzo, però insomma, il titolo Telecom è un titolo che sta facendo soffrire da anni, quindi direi addirittura forse dalle generazioni precedenti alla mia, perché ricordo che il titolo nel 2000, se non sbaglio, valeva tipo 9 euro, una cosa del genere, e adesso siamo ai centesimi. Perché mi ha fatto, perché diciamo in qualche modo mi ha deluso? Perché per due volte a marzo, a inizio marzo e inizio aprile, sembrava che l'equilibrio fosse rotto a favore degli acquirenti, dei movimenti impulsivi accompagnati anche da denaro, da volumi, che lasciavano immaginare questa auspicata inversione. In realtà non ce n'è, il titolo mostra ancora una grande debolezza relativa, quindi fa peggio del mercato, e quindi, ahimè, nonostante i prezzi di adesso sono assolutamente interessanti, perché stamane è tornato in area 0,72, francamente, diciamo, graficamente non mi convince perché è troppo debole. Fin quando non mostra qualche piccolo segnale di forza eviterò di entrarci, ma forse anche perché scottato, diciamo, dalle diverse, diciamo, stop che ho preso. Questa, anche qui, faccio outing, non è un buon modo di operare, nel senso, uno dovrebbe essere sempre molto sterile rispetto alle emozioni del passato. Però sai, un titolo che ti dà parecchi schiaffi, poi, non so come dire, fa un po' fatica a riprenderlo in mano, quindi per il momento ne rimango lontano. Registro che graficamente l'inversione è la serie di questa lunga serie di massimi giornalieri decrescenti consecutivi potrebbe calamitare un piccolo rimbalzo che ci sta, però non adesso, aspetterei un primo segnale di forza. Va bene, mentre vediamo che lo spread scende ulteriormente sotto la soglia dei 180 punti, ti vado a leggere un altro messaggio. Ci chiedono, Deutsche Bank a che prezzo entrare?
Deutsche Bank è una storia, adesso non c'è bisogno che lo dica io, ma insomma tutte le vicende che la stanno interessando in qualche modo, insomma ieri leggevo di un taglio di personale importante, insomma di una situazione non così fluida. Francamente non è un titolo che apprezzo particolarmente perché effettivamente diciamo i recenti movimenti così ribassisti non lasciano spiegare grandi rialzi. In sostanza, da inizio anno, cioè nell'ultimo anno, il titolo ha perso il 36%, negli ultimi 3 mesi il 19,76% e nell'ultima settimana il 3,39%. È un trend diciamo, estremamente insistito a ribasso. Probabilmente il ritorno sopra 11 euro potrebbe in qualche modo alleviare, come dire, aprire una fase un po' migliore, però è un titolo da prendere con le molle. Mi rendo conto che tutti, me compreso, vogliono prendere un titolo sui minimi, perché è l'auspicio di tutti, fa molto figo e anche molto emozionale prendere un titolo sui minimi. Però certe volte mi rivolgerei più a titoli in trend rialzisti piuttosto che ribassisti, quindi non è fra i miei preferiti, proprio se uno gli prudono le mani, attenderei il breakout di 11 euro che proprio stamattina è stato in qualche modo testato, ma più una logica di breve che di lungo. Va bene, ci chiedono invece su Leonardo. Ecco. Leonardo, vedi, a proposito di titoli che ti fanno innervosire, è un altro proprio dei miei, diciamo, Insomma, oggi ti ho titoli. fatto innervosire, Pietro. No, innervosire nel senso che, come sai, questo è un mestiere dove la perdita fa parte del gioco, no? Allora dice, caspita, dopo 20 anni che fai trading dovresti abituarti. In realtà formalmente mi sono abituato, però non ancora del tutto. Qual è il problema di Leonardo? Il problema, secondo me, è che è un titolo sul quale le mani forti, ovvero gli investitori istituzionali, stanno scommettendo al ribasso. Adesso, come sai, è possibile guardare i movimenti degli hedge fund, degli istituzionali, guardando il bollettino della Consob che ogni giorno pubblica i titoli su cui c'è una posizione short superiore allo 0,5 del capitale. La cosa che si vedrà su Leonardo è esattamente questa, cioè negli ultimi 30-60 giorni le mani forti stanno incrementando in maniera abbastanza evidente le posizioni short su questo titolo. Quindi nonostante diciamo graficamente sia interessante, stia disegnando una serie di massimi decrescenti, insomma, non è un titolo impostato benissimo. Detto ciò, rispetto invece al rischio rendimento, questo potrebbe essere quello toccato stamani, potrebbe essere un bel livello di ingresso perché 8,76 circa è un bel prezzo, considerando però che bisogna mettere uno stop a 8,40 che è il minimo annuale. Quindi direi, se uno riesce a soffrire un po' più del 3%, ci può stare l'ingresso adesso, purché si mette uno stop sul minimo annuale che è 8,396, quindi alle 8,40, ma la posizione di lungo la costruirei solo quando le mani forti hanno iniziato a levare la presa ribassista sul titolo e quindi monitorerei questo elemento. Quindi ricapitolando, nel breve sì. Se puoi mettere uno stop loss abbastanza ampio del 4,3-4% circa 8,40, nel lungo termine ancora no, perché le mani forti stanno ancora vendendo allo scoperto a piene mani il titolo e quindi fin quando non interrompono questa morsa, direi di no. Va bene, in chiusura invece ti chiedo, abbiamo parlato del Premier italiano, invece ti chiedo se ti piace il nuovo Premier del Napoli. E Carletto Ancelotti è un grande, sono dispiaciuto perché Sarri ci ha fatto vivere dei momenti molto belli, però sono contento perché ritengo che se Ancelotti firma, evidentemente ha delle garanzie tecniche sul futuro della squadra. Cioè, non penso che ricordo per i non diciamo, esperti di calcio che Ancelotti, a proposito di eccellenza italiana e tornando anche un po' a valorizzare il nostro paese, è stato uno degli allenatori più vincenti al mondo, che ha fatto sostanzialmente tutte le capitali europee, è andato al Chelsea 2 anni,
Chelsea di Londra, è andato a Madrid a vincere una Champions League, è andato al Paris Saint-Germain a fare benissimo, e al Bayern Monaco l'ultima sua esperienza non ha fatto benissimo, però diciamo, ha sempre vinto uno scudetto. Quindi penso che se Ancelotti si muove vuol dire che il progetto è bello e ambizioso, e quindi sono dispiaciuto per Sarri, ma contento per questo nuovo mister. Grazie, grazie A Pietro Di te. Lorenzo. Un'ultima qua in Ciao, grazie. chiusura, se ci sono eventi da segnalare dopo Bologna. Sì, adesso andiamo a Rimini all'Ittiforum, che ricordo il 14 e 15. Quest'anno andremo in una forma un po' particolare, nel senso che al nostro stand organizzeremo delle cose molto carine, però non anticipo, settimana prossima partirà la nostra promozione Va bene. dello stand, allo stand, però ti assicuro che ci divertiremo al nostro stand, abbiamo organizzato due o tre cosine simpatiche. Non ho dubbi, non ho dubbi. Grazie Pietro. Grazie a te.